c'ho il ricordo ancora di uscire con tutti i miei compagni per fare il riscaldamento e già vedere la parte dei tifosi interisti strapiena. Io dentro di me dicevo, questa sera non possiamo perdere. Era talmente bello l'atmosfera che si respirava. Io facevo 700 partite. La prima volta che giocavo nel Bernabéu, perché no, avevamo giocato una volta con Real Madrid, però a Sevilla. Sembrava una cosa, come ha detto Benete, un film. Un film che con il finale molto felice. La cosa pazzesca è la forza mentale di quella squadra, cioè con 45 anni di attesa, una pressione incredibile che avrebbe mandato probabilmente in analisi fior di squadre, fior di campioni. Voi eravate tranquilli, cioè voi siete entrati in campo tranquilli e sicuri di vincerla. Secondo me il miracolo è quello lì proprio. Sì, no, c'era una grande pressione, perché è vero, dopo tanti anni si arrivava a questo momento, che era un momento unico e che di sicuro io pensavo che personalmente era il mio ultimo momento, perché non so quante volte ti capita arrivare a una finale di Champions. A me è arrivata una sola volta e ho avuto la fortuna e la felicità di poterla vincere, di alzare questa coppa come capitano. Però questa squadra era così, era consapevole di tutta la sua forza. Ogni tanto nelle partite facevo delle facce un po' strane. E quando abbiamo vinto la Champions, lui in spogliatoio cercava di imitarmi. Dopo fare tutta la stagione, lui alla fine ha cercato di imitarmi, però non riusciva perché le mie facce sono uniche. Però è stato un episodio abbastanza emozionante, perché dopo il traguardo che abbiamo fatto e lui ha cercato di fare questa cosa, è stato un episodio insieme bellissimo.